chiamo Ignazio Oliva, ho 44 anni e faccio l'attore ormai da 20-25 anni. Uno degli ultimi lavori che ho fatto era Braccialetti Rossi, una serie che parlava appunto di difficoltà. Spesso abbiamo sentito parlare male di Taranto per le tristi vicende che tutti conosciamo. Siamo qui e sono qui invece per testimoniare il fatto che esistono delle realtà positive, esiste gente ed energie che ha voglia di far risorgere questa città. Ho scelto CEM perché CEM è un'organizzazione seria, che ha un sogno, il sogno di poter ridare dignità a questo luogo, e non soltanto a questo luogo, ma a molte persone che hanno bisogno, specialmente ragazzi, giovani, che per diversi motivi hanno avuto delle difficoltà nella vita e hanno difficoltà ancora oggi a trovare lavoro. Viviamo in un momento di crisi, è oggettivo, le istituzioni sono spesso lontane, Taranto è una realtà difficile, e quindi anche per questo sono qui oggi, per convincervi a sostenere CEM, sostenerlo direttamente, non soltanto dando un'occhiata a questo video, ma contribuendo economicamente alla realizzazione di questo luogo. Se voi come me credete in questo progetto e credete in CEM, aiutateci e fatelo adesso. Ciao, grazie. Bene, allora possiamo iniziare. Scusate questi problemi tecnici, ma adesso siamo in linea. Un saluto a padre Nicola Prezioso, un saluto alla dottoressa Angela Gentile, un saluto agli ascoltatori della chat Ascolto e Parola di Alistair. Il tema che tratteremo oggi è CEM. Che cosa vuol dire? Centro Educativo Marialdo. Scusatemi che ho iniziato già in questo modo. Però, dal mio punto di vista, perché il CEM? Perché io conosco questa realtà ormai da decenni. Ho sentito varie volte le varie problematiche che il CEM ha avuto che continua ad avere, ma soprattutto da parte mia c'è il tentativo di fare un collegamento tra Trieste e Taranto, due città di mare, e anche la città di nascita di Angela, tra l'altro, e realtà molto simili. Nord e sud si incrociano, questo è il nostro volere di adesso, tentare di mettere in collegamento la cosa. Bene, non mi dilungo, ma chiedo immediatamente a padre Nicola, ci parli del CEM. Noi abbiamo visto dei filmati e verranno poi fatti vedere anche al pubblico, però lei che è il presidente di questa fondazione, associazione, mi dica lei il CEM, per chi non sa che cos'è, che cosa rappresenta per lei? Beh, potremmo dire in maniera sintetica che è un centro di orientamento alla vita e al lavoro. Prende il nome dalla mia congregazione, che ci rifacciamo a San Giuseppe, patrono del mondo del lavoro, attraverso il mio fondatore della mia congregazione, San Leonardo Murialdo, che appunto dà il nome al centro educativo Murialdo. Che vuol dire? Vuol dire che i giovani che noi incontriamo, anche gli adulti, da qualsiasi parte vengano dal mondo della detenzione, oppure dalla strada, oppure da famiglie, diciamo, tra virgolette normali, o da famiglie benestanti, non è interessante da dove vengono. Quello che ci caratterizza è quello di accogliere quei giovani o adulti che vogliono entrare nel mondo del lavoro. Però a questo punto noi proponiamo non un lavoro qualsiasi, ma
proponiamo, prima di cercare lavoro, cercare se stessi, la propria vocazione. Perché cosa sono portato? Per la pasticceria o per la vetrofusione? Per la saldatura o per l'informatica? Per la sartoria o per la parrucchiera? Quindi facciamo una proposta prima di entrare effettivamente in un ambito lavorativo. Proponiamo di fare delle esperienze, per esempio 100 ore di pasticceria, 100 ore di sartoria, eccetera eccetera, in modo tale che, misurandosi nell'attività, nella manualità e nell'esperienza, possa il giovane, la persona, vedere se dentro di sé, al di là dell'intelligenza o della consapevolezza, dove l'istinto, dove la passione, se matura una passione, in qualche maniera viene colta. E anche noi che gestiamo questi, che non abbiamo chiamato laboratori ma spazi, in questi spazi anche noi valutiamo: c'è stoffa, c'è veramente passione. Inoltre, un sogno nel cassetto è quello di vedere se questo giovane, questo adulto che arriva alla nostra spiaggia, ecco, Taranto è piena di spiagge, e anche Trieste è bello, certo, sentirti in sintonia, ecco, se c'è anche questa vocazione, e uso un termine religioso, ecclesiastico, una vocazione a mettersi in proprio. In effetti il nostro obiettivo è fare in modo che il sud, e forse a questo punto anche il nord, in qualche maniera guardi oltre i posti fissi. Da noi a Taranto il posto fisso, diciamo la verità, è un enorme macigno, perché impedisce l'autoimprenditorialità, sottovaluta l'autoimprenditorialità. Mentre noi vediamo questo giovane che è bravo magari nella pasticceria, ha le capacità di poter aprirsi la propria pasticceria. E in questo contesto, in questi anni, abbiamo avuto risultati entusiasmanti. Uno ce l'abbiamo proprio in famiglia, perché proprio la nipote di Angela si è messa in proprio e ha aperto la sua pasticceria. Adesso lascerei la parola ad Angela per, diciamo, dare un orizzonte e completarlo, questo flash che ho fatto, se sei d'accordo. Certo, sono d'accordissimo. Angela, sei responsabile per sul progetto educativo. Parlaci un po' di questo progetto educativo. Sì, diciamo che quando Padre Nicola mi ha chiesto di collaborare a questa mission, diciamo, dell'accompagnamento dei giovani nel contrastare la disoccupazione, io ho aderito perché avevo nelle mie corde, diciamo, l'importanza che ha la dimensione lavorativa per ogni singola persona. Il lavoro è dignità, il lavoro ti dà la possibilità di sentirti in linea con un percorso, con un progetto più grande legato alla creazione, alla partecipazione. E in particolare vivevo sul mio posto di lavoro il dramma di tanti giovani che lasciavano questa città per recarsi al nord e trovare lavoro. Ora, essendo io un emigrante al contrario, nel senso che, come hai già detto, sono nata a Trieste e sono venuta a Taranto, e avendo vissuto anche con una certa difficoltà la lontananza proprio dalle radici e dai miei parenti, ho sempre pensato che cambiare la propria logistica territoriale, nel senso lasciare la propria città, deve essere una scelta e non l'unica scelta, cioè deve essere la possibilità di desiderare di andare via perché hai un progetto di vita che ti spinge, ma non perché non hai la possibilità di realizzarlo nella tua città. Ecco perché per me è sembrato
un bel trampolino questo per poter fare, come dire, dare il mio contributo. E quindi ho pensato, ho elaborato un percorso pedagogico che Padre Nicola ha sintetizzato prima con questa noi l'abbiamo proprio chiamato così, girandola degli spazi, e che di fatto poi è un'attività di mentoring, di orientamento, ma che non guarda soltanto all'orientamento lavorativo, ma tira dentro anche la dimensione propria della percezione dell'esistenza della persona che si avvicina a noi. Per cui nel momento in cui iniziamo a fare i colloqui di conoscenza, nulla è scontato, ecco, nulla è di quello che viene raccontato, dei sogni, dei desideri, che si fa tanta fatica a far tirare fuori, perché oggi i giovani non sognano più, non hanno quella possibilità di dire, come quando eravamo piccoli noi, ci chiedevano cosa vorrei fare da grande, e noi tiravamo fuori l'astronauta, il professore, il dottore, insomma. E invece adesso quasi che noi adulti abbiamo il pudore di chiedergli cosa vorresti fare da grande, perché abbiamo timore che non potrà realizzare i suoi sogni. Ecco perché diciamo, abbiamo pensato a questo percorso, che è un percorso che serve a intanto a fidelizzare il giovane, la persona che arriva al nostro centro, nei nostri confronti, quindi ad avviare quel processo di fiducia, che noi siamo lì per fare un pezzo di strada insieme, per accompagnarli e per esserci fino a quando loro lo vorranno, e poi per comprendere quali possono essere le inclinazioni della persona che andiamo a conoscere, no? Del giovane che andiamo a conoscere. Gli spazi sono chiaramente limitati, no? Non possiamo offrire come dire, arti e mestieri di qualsiasi genere, perché poi lavoriamo molto col volontariato e quindi gli esperti provengono dal mondo del volontariato. Però sono strumentali, sono trasversali alla comprensione e alla conoscenza appunto delle attitudini del giovane. Certo. Quindi questa è un po' la matrice che ci ha portato per oltre 28 anni a fare questo lavoro. È chiaro che in tutti questi anni però si sono affacciate tutta una serie di istanze, di bisogni, per cui il mondo, diciamo, delle persone con problemi di giustizia, o anche le persone adulte, quando si è avviata la crisi economica, ci si trovava con tante persone con oltre 40 anni che venivano, come dire, fuoriuscivano dal mercato del lavoro, e quindi con una grande preoccupazione, famiglie che perdevano il reddito. Ecco, anche nei confronti di queste persone questo metodo riadattato, certo, e rimodulato sulla base che non si aveva appunto solo l'adolescente o il giovane, ma si aveva di fronte la figura dell'uomo adulto preoccupato e rassegnato anche, ha dato i suoi frutti. Ecco, siamo riusciti ad aiutare persone a rimettersi in discussione, a rimettersi in ricerca di una dimensione lavorativa che desse anche la possibilità di un riscatto sociale. Certo, avete detto una cosa importante, cioè girandola degli spazi. Questo però vale anche per la vostra, per le vostre sedi. Sì. Potete un po'. C'è assonanza in me anche in questo. Potete un po' esprimere, Padre Nicola, la problematica del trovare gli spazi e poi doverne trovare sempre altri di nuovi. È un destino o una vocazione questa? Io sono, grazie al mio fondatore, San Leonardo Murialdo, che è morto nel 1900, fino al 1900, insieme con San Giovanni Bosco, a Torino ne hanno combinate di tutti i colori, anche loro si sono trovati in queste difficoltà. Noi in particolare eravamo venuti e siamo venuti a Taranto come congregazione Giuseppini del Murialdo praticamente nel 79 per preoccuparci, per essere vicini al mondo del lavoro. A quel punto il vescovo ci diede la parrocchia, parrocchia Gesù Divin Lavoratore, dove attualmente sono io il superiore e il parroco. Però la parrocchia non è adatta e non è preparata
e raccogliere qualcosa che è diverso dalla catechesi, dalla Caritas, da altro. Allora, ecco, 20, 28, 29 anni fa, guardandoci intorno con questa, diciamo, fissazione di sognare l'impossibile, ci siamo accorti che a 1500 metri da noi c'era una casa cantoniera, abbandonata, vandalizzata. E allora all'epoca, eravamo appena nati, chiedemmo all'ANAS la possibilità di averla a nostre spese, rimetterla a posto. Nel giro di alcuni anni divenne la più bella casa cantoniera della Puglia, a dire dell'ANAS regionale, non era una nostra dichiarazione. E lì sono nati gli spazi iniziali di pasticceria. Uno di questi è stato guidato dalla nascita, quindi 28 anni fa, da una certa Ida Dadalt. Non so se è questo, certo, nome di qualcosa. Ultima e... zia da parte di padre. Vivente, certo. E quindi in questa casa cantoniera siamo stati per più di 20 anni, fin quando 10 anni fa non si sa capisce perché l'ANAS ci ha cacciati via, dicendo che queste case devono seguire le finalità per cui sono nate. Sinceramente rimanemmo un po' così sbalorditi, però abbiamo dovuto obbedire. E allora ci siamo guardati intorno, abbiamo scoperto che a 8 chilometri dalla parrocchia, sulle rive del Mar Piccolo, c'è un terreno di 4 ettari e mezzo con 7 strutture completamente distrutte che erano abbandonate. Allora ci siamo informati di chi erano, della Marina Militare. Abbiamo fatto una catena di concertazione, il sindaco dell'epoca, l'arcivescovo, il sindacato, eccetera, eccetera, per chiedere coralmente alla Marina Militare la possibilità di utilizzare quest'area. La Marina Militare fu super contenta che ce ne facessimo carico, anche perché era abbandonata, perché era piena di tanti detriti, e che fosse qualche gruppo di volontariato come il nostro che se ne facesse carico fu visto in maniera benevola, tanto che poi fu trasferita all'Agenzia del Demanio regionale e lì ci è stata concessa per circa 6 anni, con il compito dell'accatastamento delle strutture esistenti e con la realizzazione del progetto, che cosa volevamo fare in una struttura, in quell'altra. Allora noi abbiamo fatto un progetto bellissimo con il nostro bioarchitetto Giuseppe Palanga, il quale praticamente in una struttura, insieme a lui sognammo di fare un forno biodinamico, in un'altra una casa d'accoglienza per educazione ambientale, in un'altra una, diciamo, delle sale per l'orientamento e per l'accompagnamento alla creazione di impresa, in un'altra casetta caruccia proprio sulle rive, perché c'è anche una spiaggia, una chiesetta interconfessionale ecumenica per credenti e anche per non credenti, che avessero un luogo dove farsi le grandi domande: da dove vengo, dove vado, che senso ha la mia vita. Questo progetto è stato presentato all'Agenzia del Demanio, è stato presentato anche alle varie, diciamo, strutture dalla regione, eccetera, eccetera, però vedendo che la concessione dataci era di soli 6 anni, ci hanno detto: quando avrete la concessione definitiva procediamo anche a eventuali progetti di risanamento. Nel frattempo è successo che questa struttura, questi 4 ettari, praticamente videro in noi una certa preoccupazione. Dicevo: vabbè, però è una zona particolare, perché non proviamo a fare un'analisi del terreno? E chiedemmo alla, diciamo così, all'ARPA di fare le analisi del terreno, perché dico, se noi ospitiamo giovani, ospitiamo scout, ospitiamo bambini, e com'è il terreno? Ci dissero: beh, state attenti, perché poi alla fine
si compromette tutto. E noi abbiamo detto che si comprometta tutto, cioè noi interessa sapere qual è lo stato di inquinamento. Oltretutto, vivendo nella mia parrocchia da tanti anni accanto al grande stabilimento, è logico che il problema dell'impatto ambientale, un problema che ci vede tutti quanti allerta e svegli. Venne l'ARPA, fece le analisi su 4,5 ettari, 4 ettari sani, mezzo dove ci sono la bellezza di 52 alberi di ulivo secolari meravigliosi, mezzo ettaro invece compromesso di PCB, policloruro bifenile e metalli pesanti. Questo fu una scoperta abbastanza preoccupante che ci portò a denunciare la cosa alla Marina Militare, al Comune, alla Regione, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, non volete che a un certo punto è arrivato alla nostra Centro Educativo Murialdo, Fondazione Onlus, l'ingiunzione di bonifica. Noi, che l'avevamo presa da pochissimi mesi, neanche un mese e mezzo, abbiamo fatto le analisi. E abbiamo detto, signori, ma abbiate pazienza, noi ci siamo appena inseriti. Che significa poi fare la, caratterizzazione, che significa fare la bonifica? Ci spiegarono che per fare la caratterizzazione ci volevano 30.000 euro e poi se poi risultava l'inquinamento bisognava portare in discarica non meno di mezzo metro di terreno per 4,5 ettari. Cioè, a quel punto non protestammo e riuscimmo a provocare una conferenza di servizi. Chi ebbe questa determinazione è stata proprio la nostra Angela, a cui vorrei lasciare la parola per descrivere che è successo in quella famosa conferenza di servizi. Ci fu una svolta provvidenziale. Sì, diciamo che la procedura prevedeva appunto di quando uno dichiara di avere in gestione un terreno potenzialmente inquinato, procedere, la normativa ti dice di procedere appunto alla bonifica. Dopo aver ci siamo presentati chiaramente agli uffici regionali dicendo guardate che noi l'abbiamo appena preso quest'area in concessione, non è possibile che siamo responsabili di questo disastro. E chiaramente ci dissero quello che potete fare è restituirla al demanio, al che io mi permisi di dire guardi, ma lei pensa, questo al dirigente dell'epoca, lei pensa che se noi la restituiamo al demanio quell'area verrà sicuramente bonificata? Dice, questo io non posso saperlo. E allora dico, se voi ci consentite, visto che siamo un ente di volontariato, di operare una sperimentazione, cioè proviamo a agire su quel terreno con nuove tecniche, nuove pratiche, magari con un fitorimedio, io all'epoca sentivo parlare dei girasoli che riuscivano a bonificare i terreni, eccetera. Magari dico, se ci colleghiamo con un'università, con un ente di ricerca. E proprio in quel periodo il CNR Puglia stava collaborando con la Regione Puglia per altre iniziative. Allora pensarono di farci parlare e lì in effetti è iniziata questa collaborazione col CNR Puglia e con l'IRSA di Roma e ci hanno proposto di tentare la bonifica del terreno con la piantumazione di un particolare tipo di pioppo, il pioppo monviso, che già loro stavano sperimentando in un'area simile alla nostra area industriale, in provincia di Terni, credo. E sono stati piantati i primi 630 pioppi, sono state piantate delle talee di 30 centimetri. Sì, nel 2015 che il CNR pensava che avrebbe potuto raccogliere i risultati positivi dopo 4 anni, invece dopo soli 2 anni i risultati furono sorprendenti e quindi poi hanno proceduto alla piantumazione di una seconda area con altri 600
oltre 600 pioppi. E tutto bello, se ne è parlato tanto, sono venute scolaresche, insomma, questa pratica, questa procedura, diciamo, di bonifica del terreno è stata divulgata a livello scientifico, ma anche a livello mediatico. Quello che è accaduto dopo è che quell'area è divenuta di interesse dell'ente pubblico del Comune di Taranto, per cui l'ha acquisita, e quindi anche quell'area noi abbiamo dovuto adesso lasciare, insomma, così come abbiamo come dire, messo su in piedi la casa cantoniera che era abbandonata, e dopo siamo andati a bonificare il terreno grazie al CNR di quest'altra area abbandonata. Adesso siamo nuovamente alla ricerca di una sede, però insomma siamo fiduciosi. Non c'è due senza tre, bisogna chiudere il cerchio, il triangolo deve essere chiuso, il triangolo della divinità. Ecco perché il divino vi sta mettendo alla prova fino in fondo. Questa però, quella dei pioppi, l'avevo già annunciata in una trasmissione che ho fatto una settimana fa parlando di Feng Shui, e per me era una cosa eccezionale. Ricordavo che alcuni anni fa era avvenuta questa sperimentazione. Immagino se hanno lasciato i pioppi ancora in vita e non hanno già provveduto al taglio, ahimè. Io spero che ci sia un bellissimo bosco. No, altro che, anzi, per noi la situazione è quella che ha detto Angela, però siccome chi fa da protagonista in questa avventura scientifica è il CNR di Bari, che viene costantemente ormai dal 2013 ad oggi, ogni due mesi, un mese e mezzo, due mesi, a fare le analisi per vedere come vanno. E quindi noi come volontariato abbiamo sempre curato sia l'acqua, quindi per innaffiare, sia la pulizia, eccetera. Adesso ci penserà il comune, che è diventato il nuovo diciamo responsabile. Il lavoro che abbiamo fatto noi è quello di creare una connessione tra il CNR e il Comune di Taranto, perché questa avventura continui. Noi poi, siccome io sono figlio di San Leonardo Murialdo, che credeva nella divina provvidenza, è successo che io sono diventato anche direttore parroco nella parrocchia di cui dove sto, e quindi per adesso abbiamo ospitato questi spazi della girandola, degli spazi proprio in parrocchia. Però questo non ci toglie il sogno di andare a cercare una soluzione definitiva. Immaginate che abbiamo fatto già la visita a una trentina di ville, villette, alcune abbandonate, alcune invece così non utilizzate, e pensiamo di comprare, con i soldi della provvidenza ovviamente, perché non è che abbiamo chissà quale risorsa, di comprare una struttura adeguata che possa dare un futuro, perché l'intuizione di fare in modo che il lavoro sia in sintonia con la propria vocazione è un elemento che ripaga, è un elemento che dà soddisfazione, primo a noi e poi a chi è che veramente si sporca le mani o mette le mani in pasta. Mette le mani in pasta, è pertinente. Ed è pertinente anche il concetto di vocazione, che non è soltanto un fatto religioso. La vocazione è ciò che ognuno di noi deve trovare dentro di sé per trovare la propria via, la propria realizzazione in qualsiasi ambito, che può essere religioso, sociale, etico. Cioè, per me il concetto di vocazione l'ho sempre pensato polivalente, in modo che ognuno di noi trovi veramente la propria realizzazione. Che cos'altro posso dirvi? Ho ancora pochi minuti e poi sono costretto a chiudere il collegamento. Ci saranno anche i vari video a disposizione, in modo che le persone che ci vedranno anche la realtà oggettiva di come è al momento attuale e come è stata. Per me, infatti io avevo chiesto ad Angela, per me vedere questo bosco è un
una gioia immensa, perché ho sempre pensato che bisogna andare verso quella direzione di per poter salvare le situazioni e poter dare nuova linfa e nuova vita. Questo è per noi triestini e per voi tarantini, che cosa dobbiamo dire? Una buona vita, una buona vita a tutti noi, e a buon arrivederci a quanto prima. Grazie a tutti. Grazie per l'ospitalità. Grazie e arrivederci. Arrivederci presto. Il progetto che CEM ha realizzato e che continua a portare avanti nel corso del 2022 ha un nome: Kintsugi. Kintsugi è l'arte giapponese che consente di riparare gli oggetti di ceramica frantumati con una pasta d'oro, in modo tale che l'oggetto, se prima bello, diventa ancora più prezioso con questa forma di restauro. Ora, con Kintsugi per il mondo della fragilità abbiamo pensato che potesse rappresentare la possibilità di rendere le cicatrici della sofferenza, degli errori, della confusione sociale, una possibilità di diventare qualcosa di altro e di più bello se possibile. L'esperienza portata avanti con le persone che abbiamo accolto, accompagnato e che ancora pensiamo di poter seguire ha reso effettivamente visibile questa modalità. Le relazioni, in particolare l'affidamento relazionale di queste persone alla comunità del CEM, ha reso possibile degli slanci di speranza e anche di possibilità di sognare un futuro diverso da quello vissuto fino ad oggi. Poter sperimentare l'attività lavorativa all'interno di un laboratorio di pasticceria o di sartoria non equivale ad intraprendere un percorso di terapia occupazionale. Per alcuni versi, in alcuni momenti, lo è anche, ma l'obiettivo è quello di creare un ambito nel quale poter provare a rintracciare abilità, attitudini, vocazioni sopite e la speranza che si insinua all'interno di giorni nei quali si scopre di essere capaci di far qualcosa diventa sempre più grande, come una palla di neve che da piccola rotolando diventa sempre più grande, quindi una piccola speranza che ogni giorno diventa sempre più grande e ti fa percepire la possibilità di sognare un'avventura diversa per la propria vita. C'è un ultimo video, possiamo anche ascoltare quello, in cui il padre Nicola parla. Speriamo che funzioni come ha funzionato questo. Provo a vedere di attivare l'ultimo video, che è il quarto invio che ti ho fatto. Festa della pace diocesana. Il titolo è suggestivo. Ricuciamo la pace per ricucire gli strappi sociali. Abbiamo preso spunto da Papa Francesco nel suo libro Buona Vita, dove ci invita a non avere paura di sognare. Ecco, quello del sogno è una caratteristica del centro educativo Muriardo che io rappresento. È un centro di orientamento, la vita, il lavoro. In pratica vogliamo dare la possibilità a giovani, giovani adulti che magari vengono da una vita disagiata e diciamo particolare, a reinserirsi nella società grazie al lavoro. Non un lavoro qualsiasi, un lavoro che tiene conto della propria vocazione, delle proprie attitudini naturali,
È per questo che noi, in questo nostro sogno, che abbiamo chiamato Kintsugi, abbiamo attivato degli spazi, lo spazio di pasticceria, diciamo una trentina di ore di pasticceria, in cui chi non ha mai messo le mani in pasta ci prova e vede se per caso o per provvidenza ci sia una vocazione, oppure lo spazio di sartoria, oppure di cake design, di arte terapia, di vetrofusione. Ci sono anche alcuni momenti di educazione alla legalità. Insomma, siamo persone che sogniamo un mondo che, in cui non si vede ancora la speranza, ma che di certo si realizzerà grazie al lavoro e grazie all'esperienza comunitaria che il Centro Educativo Muriano offre. Buona visione! Mostrato una buona volontà e impegno nell'apprendimento della materia. Ha quindi conseguito un ottimo livello di preparazione. Questo esame hanno dato prova di essere comunque brave, competenti.
Chissà se a Trieste abbiamo un'esperienza di questo genere qua. Ne sei al corrente? Qualcuno dei nostri ascoltatori ha, diciamo, avuto un'esperienza in tal senso? Cioè di un'associazione di volontariato che facendosi catena di collegamento tra più enti è riuscita a bonificare un'area altamente inquinata piantando dei semplici pioppi? C'è qualcuno che mi sa rispondere? No, rilanciamo, provincia di Trieste. No, facciamo Trieste Bassa Friulana. Dai, Trieste Bassa Friulana, provincia di Gorizia. Dai, vengono signori, mettiamoci udine. C'è qualcuno di voi con un'esperienza simile? No, evidentemente questa potrebbe essere un'esperienza esportabile a Trieste, se Taranto ritorna a Trieste esattamente alle Noghere, perché come noi ben sappiamo le Noghere, che nell'Ottocento era una zona di alta produzione di ostriche, le ostriche delle Noghere erano, diciamo, conosciute in tutto l'impero austro-ungarico. Poi abbiamo visto che una certa mentalità affaristica, così un po' pressapochista, ha trasformato da zona di ostriche a una zona inquinata su cui si costruiscono per nascondere l'inquinamento sotto. Però in effetti, ragionandoci sopra, chissà, magari potremmo anche addirittura, cosa ne dici Pietro? Potremmo anche addirittura prendere esperienza, prendere la loro esperienza e vederla di proporla. Ricordiamoci il tipo di pioppo, perché era un tipo di pioppo particolare quello. Sì, Monviso, qualità Monviso. Ah, ecco, ricordiamoci, sì. So anche che hanno sperimentato che sulle radici, le radici sono piene di questi inquinanti, e pertanto la sperimentazione continua. Sono già passati 6 anni dall'inizio di questa sperimentazione, continua, perché vogliono sperimentare se sale poi lungo il fusto o se rimane solo a livello di radici, e nei primi 5 anni rimaneva all'interno solo della radice. Quando io prima ho parlato, ma questo bosco c'è ancora o è già stato tagliato perché la produzione del pioppo è richiesta? No, per fortuna no, ed è un grandissimo bosco, e questo per me è meraviglioso. È meraviglioso anche proprio questo tipo di sperimentazione, che se lo sapevo io già 5 anni fa attraverso questo tipo di esperienza a livello nazionale, attraverso il CNR, chiaramente è un modo già acquisito di procedere, ed è quello che il video aveva questa funzione, abbinandoci al Feng Shui e alle piante di casa, abbinate alla sanificazione delle varie elettricità che abbiamo all'interno. Qui siamo a una scala molto più grande e molto interessante. Ecco il grande abbinamento. Quando Maurizio ha parlato, facciamolo anche qui a Trieste, perché no? Proporre questo tipo di nuovo modo di procedere con le bonifiche dei luoghi. Bene. Allora, per quanto riguarda il file, diciamo è troppo grosso, non ce la facciamo in tempo. Però non c'è nessun problema, perché poi all'atto del montaggio mettiamo dentro tutto, non c'è un problema. Ok? Invece potremmo ragionarci sopra sul fatto proprio che la zona delle Noghere, che oppure anche dove ci sono anche altre zone così sul Carso, ad esempio l'ex discarica di Farnetti, ad esempio, lì un disastro grandioso, che al momento, diciamo, ci sono tanti pini neri, però i pini neri non fanno questa funzione del pioppo. Però secondo me dovremmo ragionarci un po' sopra, prendere il progetto di Taranto, diciamo così, Taranto ritorna a Trieste, e fare un documento e magari proporlo. Dovremmo individuare chi sono, diciamo, le associazioni di volontariato, o diciamo
le amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche, i comuni e le province, le regioni, io penso che sappiano già questo tipo di procedimento, almeno. Ma, guarda, io ho i miei profondi dubbi, perché abbiamo visto come si stanno comportando ultimamente. Si stanno comportando ultimamente da persone che non sanno o non conoscono. Allora, le persone che non sanno o non conoscono, diciamo, la miglior soluzione sarebbe quella, diciamo, di farli sapere, di farli conoscere. Ricordiamoci quello che abbiamo imparato da Schwab: tutti noi siamo cittadini e soggetti attivamente interessati e coinvolti, quindi abbiamo il diritto dovere di farci sentire, e quindi mandiamo il documento all'ERPA, mi pare che si mandi l'ARPA ARPA. Ecco, mandiamolo all'ARPA, mandiamolo al comune, mandiamolo alla regione, mandiamolo dappertutto. Ma guarda, io propongo così, se qua la nostra platea è d'accordo, faremo una puntata proprio nella preparazione del progetto e la scriveremo in diretta. Che cosa vi sembra come idea? E la scriviamo in diretta. Sì, certo, sarà bello questa collaborazione, no? E poi c'è anche quell'altra zona fortemente inquinata, quella che è stata riempita, diciamo, 12 anni fa, 15, quella in riva al mare, prima di Barcola. Vi ricordate? No, ma lì, sì, lì c'è un problema, che non è che hanno, diciamo, buttato di contrabbando le immondizie, no? Lì le hanno messe in contenitori con una garanzia decennale, e poi questi contenitori sono stati sepolti e la garanzia è scaduta un paio d'anni fa, giusto che ci capiamo. Madonna, che porcherie, sì. E allora lì è un po' diverso, anche perché c'è il problema della miticoltura. Sì, lì, guarda, è meglio stare alla larga, perché se te tocchi quella zona là, da quello che mi risulta, su chi, diciamo, non è che ci ha voluto mettere il naso, è cominciato un po', ha cercato di capire, sai, Trieste non è differente della Sicilia, non è differente della Campania, non è differente della Calabria. Solo che Alistair, col prestigio della nostra associazione, possiamo sollevare la questione. Ma guarda, per me è un'idea brillante. Naturalmente il nostro Pietro, come architetto del bello, diciamo, è riuscito anche a far vedere il bello del volontariato. Guarda, io propongo proprio la platea di e anche noi ci faremo parte attiva, di cominciare a costruire proprio questo progetto da proporre a gente che non sanno e a gente che non conoscono. Cosa vi sembra? Sì, facciamo. Adesso sentiamo un po' quello che dice anche la platea. Allora, ci ritroviamo tutti in chat una sera a parlare di questo? Vi va l'idea? Sì. Forza, poi? Non sento altre vocine? Cucuc, c'è qualcuno? Dario? Marco? Carla? Mari? Presente, ok. Ah, buon, perfetto. Dopo, Leila? Sì, ottimo. Bravissima Carla, ottimo. Poi, Leila? Da Cucuc, Marco? Vabbè. Bene. Ottimo, allora aggiudicato. Perfetto, ottima idea, ottima iniziativa, bravo Pietro. Ancora una volta hai colpito nel segno, complimenti. Che dici? Andiamo con la sigla? Andiamo con la sigla. Un saluto a tutti i presenti e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Grazie, ciao. Pietro. Ciao a tutti qui. Ciao. Grazie. Ciao. Thank you.